Alfredo Bini presenta un film di Pierpaolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, il film più premiato alla 25esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Pierpaolo Pasolini, seguendo fedelmente il testo di Matteo, ha creato un susseguirsi di quadri vivi e commoventi, costituendo con le sue centinaia di personaggi un'autentica galleria di ritratti di sorprendente e affascinante realtà. Maria giovane, Giuseppe suo sposo, l'angelo del Signore, il demonio, Erode, Caifa, Pilato, Salomè e Pietro, Andrea, Matteo, Giacomo, Giovanni, Giuda e tutti gli apostoli, Maria Vecchia e Giovanni Battista. Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. E tu vieni da me. Questo è il figlio mio, il diletto nel quale ho posto le mie compiacenze. Ha scritto, la mia casa sarà casa di orazione, ma voi ne fate una spelonca di ladri. La stampa di tutto il mondo ha parlato della traccia indelebile che questo film lascerà nella storia del cinema. Si è scritto che le sequenze del Vangelo secondo Matteo, di questo Vangelo musicale e visuale, sono veramente sconvolgenti fin dall'inizio. E altri hanno aggiunto: il film di Pasolini è un'opera appassionante che fa onore al cinema. Vangelo secondo Matteo, diretto da Pierpaolo Pasolini. Un film dedicato alla memoria di Giovanni Vigesimo III. Un film pervaso di sentimento e di realtà profondamente evangelici. Il Vangelo secondo Matteo può definirsi senza esitazione la più bella rappresentazione cinematografica del dramma cui è legata tutta la storia dell'umanità.